parola a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic 95 Ita e benvenuti al quinto episodio di Pokémon Luna, il mio gameplay giornaliero che va dalle 14, 16 e 18. Questo è l'appuntamento delle 16, ragazzi, dove vi ricordo come al solito che qui sotto in descrizione troverete la maglietta Surfing Alola in edizione limitata, avete solo 10 giorni per poterla acquistare. Detto questo, ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un bel rotom like e naturalmente continuare l'avventura oggi qui su Luna. Ragazzi, nella scorsa parte siamo andati alla scuola di allenatori e abbiamo visto quanto i Pokémon hawaiani sono forti. Veramente quel Meo Formalola ci ha veramente distrutto. Però naturalmente col Poplio, che ormai era in fin di vita, non potevamo fare praticamente nulla. Tuttavia l'abbiamo battuto e qui abbiamo un Tauros che blocca la strada. Quindi direi di dargli una bella paccatina e farlo spostare. Che dite? Non ci fa passare? Cosa devo fare? Devo prenderlo a calci? Ti piacciono le coccole, Tauros? Ti conosco bene. Ah, praticamente l'abbiamo accarezzato. Pensavo gli avevamo dato due pizze, però va bene. Ragazzo mio, non avere paura di partire all'avventura. Incontrerai tante persone e tanti Pokémon e ciò renderà la tua vita ricca e interessante. Ciao, Ala. Come ammiro i Kauna. Sono capaci di calmare un Pokémon senza nemmeno lottare. Tauros in fondo sembra tenero, però ho troppa paura. Non li salirei mai in groppa. Perché sì, ragazzi, in questo gioco, faccio un piccolo spoiler, potremo cavalcare i Pokémon. Una gran cosa, devo dire. Dite un po', ragazzi, dove andate di bello? Sto accompagnando Federic a fare un giro ad Auli. Che figata, fantastica, ho avuto proprio un'ottima idea, Lilia. Federic è appena arrivato alla Lola e non è ancora stato in città, wow. Infatti sono appena arrivato, ragazzi. Ho sconfitto il rivale. Ho praticamente salvato Lilia. Ho fatto il mondo e adesso andiamo subito in città. Bene, andiamo allora. Non vedo l'ora. Wow, che bello, forza, andiamo. Andiamo tutti. Ok, siamo arrivati praticamente nella città principale della prima isola. Almeno credo sia questa. Ah, Au è sempre il solito. Sai, Federic, Auoli è la città più grande di Alola. Ah, ecco appunto, lo stavo per dire. Va benissimo, ragazzi, quindi facciamo un giro a Ulili. Rotom, rotom, tom. La spiaggia sembra molto interessante, interessante. Ok, la spiaggia. Andiamo in spiaggia, ma andiamo a vedere un po' di cosa si tratta. Wow, ragazzi, guardate che bella. Che bella seratina, eh? Auoli! Io la chiamo così, Auoli! Ci sta, dai. Poi gli abitanti di Alola salutano sempre così. Alola! Mi piace. Che bella femmina che c'è sta qua in spiaggia, eh? Ok, forse questo è vietato ai minori di 18 anni, però. Amore, non sto scherzando! Non sto scherzando! E ci sta una spiaggia con. C'è la spiaggia con le tette di fuori. Che ti devo dire io, eh? Intanto in regia mi dice la mia ragazza che dopo mi picchia, però tranquilli. Ne uscirò salvo forse per il sesto episodio. Scommetto che sei nuovo qui ad Alola. Hai l'aspetto di uno che arriva da molto lontano. Ma no. Salve. Sai come ci salutiamo da queste parti? Minchia, raga, ve lo giuro, io non lo sapevo che lo dicevano. L'ho detto prima, salutano così. Non lo so. A posto. Alola, quanti palazzi, rotom rotom. Le persone sono handicappate, tom tom tom. No, questo forse non dovevo dirlo. A parte questo, andiamo subito in spiaggia perché il nostro obiettivo nel gioco è rimorchiare. Andiamo un po' Dai, posso dirlo questo. Vediamo se ricordo bene. Le mosse di tipo terra non colpiscono i modi di tipo volante. No, non l'avrei mai detto. No, comunque ci sta veramente una qua che sta sdraiata sullo sdraio. Boh, vabbè. A parte questo, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Non lo so. Andiamo a esplorare un po' la città. Prima di cosa ci sono gli obiettivi e lo possiamo vedere qua sotto nel Rotom Tom. Auli, zona commerciale. Andiamo subito al centro commerciale, ragazzi, a fare un po' di compere. Federic! Ci chiama Au. Ciao Au. Allora, che te ne pare di Auli? È fantastica, vero? Ci siamo lasciati 2 secondi fa già sei qui a rompere i coglioni. Fammi vedere la città, no? Vabbè. Oh, vieni con me, Federic, voglio farti vedere un bel posto. Intanto, ragazzi, prima che ci va a vedere il bel posto, vi ricordo che domani, esattamente 20 novembre, domenica, ci sarà il mio primo raduno a Magenta in provincia di Milano alle ore 16 e vi attendo in tantissimi in piazza Liberazione. Salve, ho sentito dire che qui fate un regalo a chi ha un Pokédex Rotom, vero?
Vedo che la notizia si è sparsa in fretta. Non ci sono ancora molti Pokédex Rotom in giro, ma sono già stati sviluppati degli accessori compatibili. Ecco il Pokévisore in omaggio. Cioè, ragazzi, incredibile. Sono ad Alola. Appena arrivato, già mi hanno regalato un aggeggio di ultima generazione. Incredibile. Hai sentito, Federic? Un Pokévisore. Fantastico. Che cosa sarebbe esattamente? In effetti, il Pokévisore è un accessorio che permette di fare delle foto ai Pokémon. Wow, una macchinetta fotografica. Wow, ultima generazione, direi. Spero sia una Sony almeno. Il Pokédex Rotom è davvero una bomba. No, spero non esploda in realtà. Però aspetta, in effetti dentro c'è un Rotom. Quindi è un Pokémon o no? Vabbè, in fondo non è importante, io vado a dopo, ciao. Ma tu sei paranoico. Sei un pazzo. Pensa quante belle foto potrei scattare i Pokémon con il Pokévisore. Ma sì, sono venuto a Lola solo per fare il fotografo, guarda. Wow, che bello il Pokévisore. Proviamolo subito. Adesso vado a scattare foto in giro per la Lola. Sono bravo a fare la voce di Rotom però, ammettetelo. Au, ci siamo salutati 2 secondi fa e già sei fuori a rompere i maroni. Federic, au, come è andata in ufficio turistico? Il Rotom Dex è stato potenziato. Ora si possono anche scattare foto. Davvero? Rotom è davvero incredibile. Sì, ragazzi, Rotom veramente è pazzesco. Io lo dico, è qualcosa di spettacolare. Eccolo! Click! Ci ha scattato una foto ricordo. Che lampo abbagliante. Federic, la prossima volta voglio mostrarti un posto dove vendono delle delizie. Speriamo di non beccarlo più. Questo, raga, è più inquietante di bello. Magari Rotom vuole divertirsi a fare un po' di foto. Oddio, che palle, sono venuto da loro a fare le fotografie, mo. Minchia, Peter Parker. Ok, ehi allenatore, un Pokévisore? Non è da tutti averne uno. Ma va? Salve, uomo... Uomo di cui non conosco il nome e probabilmente stupirà i bambini. Ora ti insegno un trucco. Almeno non va in giro con la giacchetta sbottonata come il professor Kukui. Vedi il punto in cui il muro è danneggiato? Quello è un punto foto. Ma sì, i muri rotti sono punti per fare le foto. Certo, guarda, anche Rotom sta cercando di dirtelo. Tocca e senti cosa ti dice. Prendiamo il pennino, va che è meglio. Ting, eccolo qua. Giochiamo con il Pokévisore. Rotto, rotto. Quando l'icona cambia, premi R. E la madò, andiamo subito qua, ragazzi, via. Andiamo un po'. R, perfetto. Pokévisore attivato. Oh, c'è un Pikachu. E la madò. R, ho il pulsante A per scattare la foto. E vabbè, io scatto A. Ci abbiamo anche il rullino. Scattiamo la foto a Pikachu. Pikachu. Mazza, se tremi però, Peter Parker. Tremi, eh. Cheese. Minchia, oh. Sono un fenomeno a fare le foto. Basta. E certo, non mica sono venuto qua a fare Peter Parker io, eh. Non mi pagano nemmeno per fare queste cose a me. Hai fatto delle foto? Se riesci a inquadrare bene i Pokémon davanti, i tuoi scatti saranno fantastici. Ad ogni modo, continuo a scattare foto col Pokévisore e il resto verrà da sé. Grazie per il consiglio, non sapevo come utilizzare una macchinetta fotografica. Quanti ragazzi adolili, Rotom, ti va di fare un salto al negozio di vestiti? Rotom, veramente vuoi vestirti? Oddio. Andiamo a vedere un attimo qua questa città, ragazzi, che è parecchio grande. Voglio vederla proprio sul Pokévisore. La madonna! Raga, è enorme! Ma tra l'altro questa non è la città quella che abbiamo visto... Nella demo, vorrei dire. Forse no. Boh. Andiamo avanti, va. Ma salve. Ciao, come va? Non posso parlare. Non mi hanno munito di risposte in questo gioco. Non ho le risposte. Inutile, la gente mi chiede ciao, come va, ma non posso parlare. Amen. Federic, posso farti una domanda? I tuoi vestiti? Li scegli da solo? Ma vaffanculo. Mia madre mi veste benissimo. Infatti no, li scegli la mamma. Cazzo, tua madre se ne intende di moda, mi piace il tuo stile. Ma cazzo, sembra un marinaio, vabbè. A quanto pare lei era il cliente 99.999. Cazzo, si vestono così tanto ad Alola, cazzo è un'isola. E hanno fatto 9.999 clienti, pazzesco. Anzi no, 9.000, 99.000, cioè pazzesco. Vabbè, in caso mi vado a cambiare, ragazzi, magari vedo se riesco a vestirmi da... Da Jack Sparrow. No, porta lenti addirittura. Non sapevo che avevo le lenti a contatto io. Vabbè, almeno non si sporcano. A parte questo, salve signora. Quanti enti e strutture ci sono a Lolili? Rotto, c'è anche... Oh, che c'è anche? C'è niente, Rotto, non stai dito. Ok.
ci danno un piccolo omaggio addirittura. Sciarpa seta, aumenta le mosse di tipo normale. Oh oh oh, grazie capo. Fa freddo Alola. Raga, però vado a vestirmi. Vado a comprarmi qualche vestito decente alla moda. Ammazza se sei carina però te, eh. Ciao. Te invece? Niente, dice niente. Te invece? E la madò. Amo, sono tutte donne dentro sto negozio. Benvenuto, cosa desideri? Cosa mi compro? Cosa mi compro? Cosa mi compro? Cosa mi compro? Canottiera. Minchia, canottiera stile GTA, ragazzi, la compro subito. Canottiera verde, canottiera azzurra, canottiera blu, cioè rossa, cioè rossa, rossa, rossa. Voglio rossa come il mio, come la mia maglietta. Viola, grigia, bianco, nero, verde. Non c'è rossa! Ma dai! C'è anche il pinocchietto. Cioè, amore, posso comprare il pinocchietto? Calzini corti, calzini corti. Dai, non ci credo. Anche, anche il cappello? Minchia, raga, guarda che cappello questo! Minchia, 7000, ma lo prendo subito. Raga, non mi frega niente, 7000. Li spendo subito io. Calzini corti. Calzini corti, calzini blu, viola, grigie. Pantaloni? Canottiera surf. Canottiera college. Canottiera Lola. Canottiera a righe. Raga, canottiera a righe, a righe azzurro. Ah no, ma io già ce l'ho una canottiera a righe però. Raga, io direi di andarci in canottiera. Cioè, di fare proprio gangsta. Ma sì, ma prendiamoci la cazzo di... Ma sì. Prendiamoci, ragazzi, la canottiera bianca. Sì, ma posso prendermi il pinocchietto, raga? Il pinocchietto no, dai. Il pinocchietto non posso... Non posso andare in giro con il pinocchietto. Prendono per matto. Prendiamo una canottiera bianca. Raga, sì, dai, che fa freddo. Ok. Vuoi indossare le tue ultime acquisti? Certo che li voglio acquistare. Raga, quanto siamo fighi. Cioè, minchia, c'ho anche il cap... Oh, la madonna! Minchia, mamma, adesso, gang, vado in giro a fare bordello, ve lo giuro. Ok, a parte questo, che devo fare adesso? Andiamo un po' a esplorare qua la zona perché... Ok, qua c'è un'autostrada, siamo in mezzo alla strada, perfetto. Qui c'è un camerino, no, che cos'è un camerino? Un posto dove non so che cosa sia in realtà. A parte questo, un centro Pokémon, andiamo al centro Pokémon, ragazzi, che vado a curarmi la squadra. Perché nella scorsa parte non me la sono curata e probabilmente ho i Pokémon stanchi. Vuoi far riposare la tua squadra? No, sono venuto a comprare un frigorifero. Che palle, oh. Tutte le volte me lo devi chiedere, oh. Certo, uno che ti entra così in centro Pokémon con la canottiera da gang e sta così, cioè, non lo so, eh. Almeno mi cura Poppio Fiero. Mica tutti a dirmi Poppio, Poppio, Poppio fa schifo, Poppio fa qui. Mamma mia, dovete sempre giocare con le cose belle, oh, che cavolo. Non per dire, ma ho detto che Poppio fa schifo, eh. Ho visto quelli del Team Skull a girarsi da quelle parti del porto e ho visto il capitano. Avevo l'aria di tremare qualcosa, non c'è da fidarsi di tipi così. Sono dei tipacci davvero poco raccomandabili. Costringono la gente a lottare con loro e tentano pure di rubargli Pokémon. Costringono la gente a lottare con loro. Tutti gli allenatori lo fanno. Sempre, non il Team Skull, lo fanno tutti. Tutti quando passi qualcuno di vicino deve sempre sfidarti. Sembra che il Team Skull sia stato avvistato al porto roto 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 porto roto. Conto circuito. Morto roto. Prima o poi lo farai, ragazzi. Prima o poi lo farà, secondo me sì. Ok, Team Skull. Eh? Ciao, wow. Ti sei preso un gelato? Ehi, hey, Federico, questo è il paradiso delle delizie di cui ti parlavo. Sai come si dice ad Alola? Con le malasade i Pokémon ti sono più amici. Malasade? Sarà qualche tipo dolce, un tipo di dolce? Hawaiano, immagino, boh. La casa delle malasade ti attira roto roto. Ma il Team Skull mi preoccupa un po'. Ma sei intelligente sto roto, porca troia. Andiamo al porto, raga, andiamo al porto. Andiamo, c'è un Machamp, bello. Vabbè, non è tempo di Machamp adesso. Adesso, ragazzi, facciamo vedere al Team Skull con questo cappello che comanda. Mica quanto sono brutto. Andiamo, andiamo al porto. Salve, lei tutto bene? Ehi, sì, sono il capitano Liam. Yo yo yo, yo yo yo. Bando ai convenevoli, noi del Team Skull neanche salutiamo, andiamo dritti al sodo. E devo reppare, fanno così. Vediamo un po' che dicono. Yo, 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 Team Skull. Che fanno questi, sono matti? Ehi, capitano, PokéStory, dacci i tuoi Pokémon. Ah, mi ricordo di te, ci siamo incontrati alla scuola per allenatori. Non li caghiamo in minimo proprio niente, eh. Hai deciso di venire subito da Luilli, vero? Eh? Ehi, da Merino. Come osi ignorarci? Ci hai già fatto perdere abbastanza tempo. È ora di lottare. Occhio allo Skull. Ma sentili. C'è solo una parola per descrivere di chi ruba i Pokémon altrui. Ladro. Ti chiami Federico, giusto? Io mi occupo di questi qui. L'altro ci pensi tu? Ok.
È ora di lottare al porto contro il Team Skull. Coraggio. Minchia, Lotom, sei un pro. Non l'avrei mai detto. Ah, Dio Dio. Come si farà col Team Skull, ragazzi? Però è bello il logo del Team Skull, eh. Bellissimo. Ci faccio una maglietta al Team Skull. Oh, bello. E Poppilio Fiero. Lo mandiamo in campo contro Zubat. Yo. Poppilio Fiero. Yo. Poppilio, fagli vedere un po' di che pasta siamo fatti, va. Pistolacqua, Poppilio. Uccidilo. Oddio. Brutto colpo. Addirittura, Poppilio, mi fai queste cose? Sei un mostro. Sgomento. Sgomenta tutto, Poppilio. Sgomenta. Pistolacqua, Poppilio. Ragazzi, dobbiamo far evolvere Poppilio. Dobbiamo farlo diventare una bella principessa. Certo, ragazzi. Io non immagino un'ultima evoluzione che sarà maschio. Ahimè. Zazu sale all'8. Ahimè. Oh mio Dio. Quindi? Mamma, non hai rivali nelle lotte Pokémon. Mi hai proprio conciato per le feste. Lascia stare, squagliamocela. Faremo finta che non sia mai successo. E poi, chi li vuole i Pokémon di Liam? Fossero almeno carini. Ah! Ma sentili. Tutti i Pokémon avete fatto un ottimo lavoro. Per debitarmi, rimetto in sesso la tua squadra. Ma grazie. Anche alla scuola per allenatori mi hai fatto una buona impressione. Il professor Kukui mi aveva detto che eri forte, ma non credevo fino a questo punto. Hai sconfitto l'insegnante senza difficoltà. Tutti i Pokémon si diede proprio in sintonia. Beh, visto che ci siamo, che ne dici di lottare? Voglio vedere se sei pronto ad affrontare la mia prova. Liam, ho appena arato uno del Team Skull. Sicuro che vuoi essere arato anche tu? Preparati allora, stai per affrontare la stupenda squadra del sottoscritto. Il capitano Liam! Yeah! Andiamo ragazzi, andiamo a vedere cosa ci combina. Intanto mi sto gasando un botto per questo gioco. A parte che questo è abbastanza... diciamo infemminato. Infemminato è la parola giusta. Yungos manda in campo Donald Trump. E vai. Un po' più fiero contro Yungos. Direi di fargli un bel attacco. Pistolacqua dritto in faccia. Effetto normale, ragazzi. Pistolacqua dritto in faccia. E muori Donald Trump. Yeah. Presidente, addio, mi dispiace. Ah no? Azione? Ragazzi, comunque questi giochi hanno aumentato tantissimo la difficoltà. Proprio tanto. Cioè, vi dovete allenare un casino. Perché veramente, a parte che ho preso Poppilio, quindi sono in svantaggio con il mondo intero. E questo rende il tutto più figo. Però, chi prende l'Hitter è sicuramente più avvantaggiato, secondo me. Soprattutto all'inizio, contro quei Magnima e tutti quei Pokémon là. Pistolacqua! Yeah! Muori. Non muore? Bene, azione! Aia! No! No! Poppilio, resisti! Ok. Pozione. La madonna! Liam! Liam, non mi puoi fare pozione adesso così. Pistolacqua! Muori. Yeah! Pistolacqua! Ah, Rapid Artigli funziona allora, eh. Tac, pistolacqua. Muori. E Poppilio è figo, raga, Poppilio è figo. Fulmi sguardo ancora. Ma sei un cane. No, ragazzi, se mi fa pistolacqua, se fulmi sguardo devo cambiare Pokémon. Anche se fuori io posso far pistolacqua, attacco per primo. Scusate, attacco per primo, che mi frega. Però devo cambiare, ragazzi, devo cambiare perché adesso la difesa del mio Poppilio è veramente a pezzi. Un'attacco azione mi sciotta. Madonna, raga, non sale niente. Smirgol, cazzo, come faccio con Smirgol? Zazu, pensaci tu. Smirgol, addirittura, così. Raga, Pokémon troppo forti, non posso vincere così. Zazu, pensaci tu. Smirgol al 10, raga, ma stiamo scherzando. Beccata. Azione, no, cioè, azione mi fa malissimo, raga. Sì, vabbè, è arrivato. Dai, raga, ma che stiamo dicendo? Ma io ho provato ad allenarmi un po' nell'erba, ma i miei Pokémon salgono proprio a un livello che... ci mettono un anno per salire di livello. Un anno. Sì, ciao, è morto Zazu. Ciao, Zazu. Ah, Dio, ma come faccio? Come faccio a battere questi Pokémon, raga? Come faccio? Non mi catturo un Magnemite, ma io volevo Pichu, raga. Io volevo Pichu in squadra. Poppilio, senti. Uccidilo. Uccidilo, Poppilio. Con attacco pistolacco, uccidilo. Rapid Artigli funziona. Boom, bitch, get up the way. Dai,
Visto l'acqua. Cioè, mi prendi per il culo. Cioè, raga, iniziare con Poplio è la fine. No, dai, mi attacca due volte di fila con Fogliame. Certo, vero, è arrivato. No, raga, iniziare con Poplio è veramente la tortura. Iniziare con Poplio è veramente una tortura. Incontri solo Pokémon d'erba e di tipo elettro. Cioè, l'erba, scusate, non è d'erba, però, insomma. Stavo per perdere di nuovo, eh. Cioè, usare Poplio è veramente la fine in questo gioco. Non prendete Poplio. Lasciatelo a me, Poplio. Tu, o meglio, la tua squadra, sei davvero interessante. Dovesse assolutamente sostenere la mia prova. La grotta del sottobosco. Ci si arriva sul percorso 2. Se non trovi la strada, controlla su Pokédex Rotom. Alla prossima. Alola! Ragazzi, credo che dovrò andare a affrontare una prova parecchio difficile. Nel percorso 2 ci sono tante strutture da visitare. Andiamo a dare un'occhiata? Andiamo al percorso 2. Oh, ciao bella, che mi dici? Hai il tipico faccino paffuto che ogni nonna vorrebbe riempire di baci. Oh, grazie, sono lusingato, signora. Zona commerciale. Zona commerciale. Ma qui ci sono un po' di Pokémon nell'erba, raga. Scusate, ma ci sono un po' di Pokémon nell'erba. Perché in caso si possono fare. Intanto mi devo rifornire un po' di pozioni. Perché veramente Poplio è morto. Quello è morto, raga. O mi alleno nell'erba. Perché veramente andare in giro con Poplio è rischioso. Devo catturare un Pokémon, raga. Devo aggiungermi qualcuno in squadra. E Geggia Voce. Che già non l'avesse. Zazu. Porca miseria. Ragazzi, cerchiamo qualcuno nell'erba. Magari trovo un Magnemite. Ma lo devo aggiungere Magnemite a sto punto. Wingull. Mannaggia a me, oh. Mannaggia a me che ho preso Poplio. No, dai, scherzo. Non mi pentirò mai di questa scelta. Raga, se incontro Pokémon di tipo elettro, praticamente ho perso. Zazu fa schifo. Cioè, non ammazza nessuno Zazu, praticamente. Certo, però se mi mandi uno Smeargle, con tutti quei PS che c'ha, con tutti quegli attacchi che mi fa... e vai. Vabbè, oh, qua c'è un Meo Formalola. Ciao Meo. Perché il mio Meo non è Formalola? Ah, perché viene da canto, giustamente, Federic. Ok, andiamo di qua. Apriamo i cancelletti, raga. Comunque questa cosa di cancelletti potevano risparmiarsela. Lo schermo nero che ogni volta devi aprire. Troviamo un mini fungo. Mini fungo. Dai, raga, dai, direi che per questa parte possiamo anche terminare qua. Abbiamo fatto conoscenza del Team Skull. Il percorso 2 si dovrebbe trovare naturalmente qua a nord. Cioè, non a nord, qua a ovest. Qua, a nord, di qua intendevo. E ci dovrebbe essere proprio questo punto qua. Vedete? Dove... appunto Lilia ci ferma. Federic! Ciao Lilia. Vediamo un po' che ci dice Lilia. Io mi perdo sempre. Persino quando entro in un negozio per comprarmi dei vestiti non so mai che parte è l'uscita. Sei tarda allora. Ti stai dirigendo verso la grotta sottobosco, vero? Che emozione, la tua prima sfida. Una volta ho letto in un vecchio libro che un tempo il giro delle isole era un viaggio per mettere alla prova se stessi a acquistare forza lottando contro i Pokémon possessori. In effetti, a Lily ho anche sentito dire che a Topu Koko piacciono le lotte di Pokémon. Forse lottando contro di lui potrai finalmente scoprire perché quel giorno aiuti a te e non Bulino. Mok! Ad ogni modo, ti auguro buona fortuna con la tua prova. Faccio il tipo per te, Federic. Che dire, ragazzi? Tocca solo fare la prova. Oh, sembra che davanti al percorso 2 ci sia una nostra vecchia conoscenza. Ok, ci sarà sicuramente Au, ma lo faremo dalla prossima parte. Da fare vedere che è tutto, un like. Non un like qualsiasi, un Rotom like. E ci vediamo con un prossimo video di Pokémon Sole e Pokémon Luna alle ore 18. Ciao ragazzi, sempre forti, Road to 200K. Alola!